L'edizione 2015 del Maggio dei Monumenti, o Core e Napoli, si annuncia come la più variegata e ricca di sempre. Più di 200 eventi, dalla musica al teatro alla danza, 40 mostre d'arte e oltre 600 itinerari alla scoperta della città e dei suoi tesori. Bellezze artistiche, percorsi enogastronomici, passeggiate naturalistiche e una sezione dedicata alle scale e ai gradoni della città. Si parte già a fine aprile con un prologo su leopardi. Fra le iniziative speciali di quest'anno, un ciclo di camminate in città dedicate ai luoghi di Pino Daniele. Abbiamo ideato in collaborazione con l'assessorato alla cultura e turismo del Comune di Napoli un itinerario di cuore, di pancia, intitolato I luoghi di Pino, Napoli una camminata di Intervig Mielzallat. È un focus all'incontrario, si parte dalla pietra di Napoli, dal tufo, dal monumento, dalla chiesa per parlare di Pino e come queste hanno influenzato l'arte dell'Azzurro Felice. Quindi si racconterà Santa Chiara, Santa Maria la Nova, i vicoli, Fortunata Tenarroba Bello o di Sagli Sagli il venditore dell'aglio. Quindi il focus inverso, il monumento Napoli che racconta Pino e viceversa. Napoli la camminata sono 4 itinerari e sono il 3, il 10, il 17 e il 31 di maggio. Si partirà da Piazza Bellini e racconteremo subito Santa Maria la Nova e il Conservatorio di San Pietro a Maiella per approdare dopo un lungo giro che passerà per Via Medina, Via Toledo, Piazza Plebiscito naturalmente, approderà al Borgo Marinari, quel Borgo Marinari che fu solcato anche dal film Pensavo fosse amore, invece era un calesse di Massimo Troisi. Partiremo quindi da Esce Iorn, Natazzulle e Le Caffè per iniziare bene la giornata e arriveremo a Ossai come fa cuore e a quando. Ognuna delle 5 settimane è segnata da un colore che marca il carattere degli eventi: il rosso della passione, il bianco e nero del pianoforte, il blu del mare, il giallo del tufo e il verde dei parchi, che chiuderà il maggio a ridosso dell'estate. Fra gli eventi più singolari, la giostra dei sedili, evento cavalleresco della Napoli rinascimentale, la notte dei filosofi, un teatro delle idee a San Domenico Maggiore e un lungomare di libri, fiera dell'editoria campana che fino a luglio sarà ospitata nella villa comunale. Questo è il maggio più partecipato di sempre, abbiamo un programma straordinario, ricco di grande creatività, di una grande partecipazione. È proprio questo il cuore di Napoli, il cuore di Napoli si palpita e si riprende la città, un nuovo spirito pubblico, di identità, di appartenenza e attraverso la cultura riconquistare un futuro per la città. È un maggio veramente ricco, il più ricco, tante iniziative, tante istituzioni, associazioni, cittadini in tutta la città, e questa è un'altra caratteristica per tutto l'arco della giornata, anche di sera, veramente ricca, ampia, che comincia anche prima, in questi giorni, con leopardi, per poi finire i primi di giugno. Il programma completo del maggio 2015 su www.comune.napoli.it.